siamo a Pofabro con il signor Bruno Candido che ci spiegherà come si realizza un paio di dalmine oppure scaletti nel friulano locale. Intanto, signor Bruno, lei come ha imparato a realizzare le dalmine? Le dalmine io le ho imparate guardando mio nonno quando avevo 3 anni, quindi è un mestiere di famiglia che io porto avanti così. L'attrezzo principale per fare la sgrossatura della dalmina, diciamo, è il cortelas, che è affilato in maniera anche particolare. Se lei osserva, c'è il dritto da una parte e smussato dall'altra, per andare chiaramente dritto e guidarlo meglio nella fase di sgrossatura. Poi, con il ferro da cerchi, il furlan, il termine forse italiano non so se esista, perché il mestiere è nato qua, si fa questo lavoro qua, che è la finitura esterna della dalmina. Si fa il piano in modo da poterla vedere bene. Dopodiché si passa alla fase, un'altra fase successiva, che è la foratura interna, dove va il piede naturalmente. E quindi questo si fa con un altro attrezzo, l'asa a sapon, sempre in friulano. Dopodiché si passa alla finitura, no? Che si fa con questo attrezzo qua, che si chiama il pletour in furlan. Quindi questa va messa sulla morsa e lavorato di spalla, no? Messo questo sulla morsa e lavorato di spalla fino a che si arriva a una finitura totale. La tomaia ce n'erano di dura, diciamo, più maleabile, più dura. Allora, ad esempio, questa qua, sono diversi tipi di cuoio, no? Quella più maleabile non serviva a metterla in forma, cioè aveva una forma apposita per prendere la forma del piede. Quella invece, l'altra si metteva in forma e questa qua si metteva direttamente su. Si metteva lì sempre ad occhio, Va lì, si cominciava a impastire così, si puntava con questo, col punteruolo, o punteruolo in italiano, o subla, no? Dicevi in furlan. E si cominciava a mettere sti chiodini, martelletto. Però sovrapponendo al cuoio questa sovrapponendo lamella cuoio, di metallo questo, è per rinforzo, anche perché se lei ci mette solo i chiodini così è facile che si tolga tutto, invece così è più rinforzo, tiene di più e probabilmente si è più resistente, più rigida la forma della più rigida, sì, anche perché dopo va a battere da qualche parte esterno, questo qui protegge di rinforzo, no?